È dedicata a Vittorio Marchis, torinese, fotografo escursionista 100 anni fa. La mostra è inaugurata il 6 giugno alla Biblioteca della Regione di Via Confienza 14 a Torino. L'allestimento, visibile fino al 28 agosto, propone una serie di scatti fotografici realizzati da Marchis, che coniugò la passione per la montagna con le tecniche della ripresa fotografica, sperimentando agli inizi del Novecento la fotografia a colori. Appassionato di tecnologia e di chimica, fabbricò autonomamente lastre per diapositive e a colori che gli valsero numerosi riconoscimenti e premi. Vittorio Marchis, il protagonista di questa mostra, mio nonno, nato nel 1885, era un dilettante fotografo. Incominciò a riprendere con la camera fotografica nel Novecento e noi abbiamo un quaderno che ci testimonia, soprattutto negli anni 1900-1915, tutte le sue escursioni che qui sono testimoniate da alcuni esempi di sue fotografie. Sono meticolose rappresentazioni della montagna e dell'antropologia che vive questa montagna, degli uomini, dei bambini, ma anche semplicemente della natura. Dopo l'inaugurazione, nel giardino di Palazzo Sormani in piazza Solferino 22, Marchis Junior e il direttore di ALP, Walter Giuliano, hanno illustrato i contenuti della mostra, dando il via alla rassegna culturale Invito in Giardino, che si conclude giovedì 14 giugno.